Oggi parliamo di quattro liquidi. No, in realtà non sono quattro liquidi, in realtà sono tre liquidi. Perché? Perché come succede di solito, quando mi arrivano quattro liquidi, io di tre ve ne parlo e uno lo lascio a parte. Sarete voi a indicarmi se vorrete che lo assaggio e ve ne parlo. Come? Se questo video arriva a 200 like, vi potrò parlare anche singolarmente di questo quarto liquido. Interessante, perché anche voi sarete parte attiva di questo video. Tornate ad essere parte attiva di un video. Siete voi ad essere i giudici di questo canale e di conseguenza, con i vostri like e i vostri commenti, io capirò che cosa volete vedere. Il quarto liquido è il Vibre Caribbean Moon ed è una torta cubana. Quindi tutto sta nelle vostre mani, nei vostri commenti e nei vostri like. Se volete che vi parli anche di questa torta cubana, fatemelo sapere con i commenti e i like a questo video. Mentre oggi i tre liquidi di cui vi parlo sono appunto questi liquidi della linea Vibre di casa Tobi. Una nuova linea, una linea molto interessante per un motivo principale di cui vi parlerò tra qualche secondo, ma soprattutto liquidi in formato 10 ml di aroma a cui voi ci potete aggiungere, avete una doppia opzione, potete aggiungerci solo altri 10 ml, quindi diventa un 10 più 10, oppure potete aggiungerci anche 20 ml di base, quindi diventa un 10 più 20. Questo perché? Perché l'azienda dice che la carica aromatica di questi liquidi è talmente importante che sia che li preparate a 20 ml finali o a 30 ml finali, la differenza non è tantissima. Non dovreste avere tanta perdita aromatica anche se poi deciderete di farli a 30 ml per avere più liquido, mentre per chi vuole sentire un gusto più strong, più deciso, più forte, basta prepararli a 20 ml. Questo è ciò che dichiara l'azienda, però quello che penso io invece sul discorso 20 ml 30 ml è qualcosa di diverso e adesso ci arriviamo. Ho provato i liquidi naturalmente per un'intera giornata e di conseguenza mi sono poi segnato e annotato quelle che sono state le sensazioni. Ah, naturalmente questa è una linea Vibre composta da tantissimi aromi, ce ne sono veramente tantissimi, quindi insomma troverete sicuramente quello che fa al caso vostro. Partiamo dal primo, che è Vanity Bacco, che è un Vibre non ice. La linea Vibre si divide tra ice e non ice. È un tabacco, vaniglia e pistacchio. La sensazione che io ho avuto nell'utilizzo di questo liquido, più che di pistacchio, è stato di nocciola, se devo essere onesto. Mi ricordava più la nocciola che il pistacchio. Mentre i sentori tabaccosi e vanigliati, quelli sì, li ho sentiti e percepiti meglio. Ha un sentore di tostato, quindi ce l'avete in bocca questa sensazione un po' affumicata e tostata. La profumazione della vaniglia si sente molto bene e poi c'è questa nota, ripeto, di pistacchio, ma che a me personalmente ricordava più la nocciola, avvolge in un sentore cremoso il liquido. Il liquido è sì dolce ma non nauseante. Si sente questa nota un po' legnosa che potrebbe essere appunto il guscio della nocciola, tanto per darvi un po' la sensazione aromatica del liquido. È un liquido quindi morbido, dolce, legnoso, ma un liquido ben amalgamato. Alla svapata viene fuori proprio qualcosa di assolutamente morbido e non stucchevole. Nonostante lo abbia definito un liquido morbido, non è un liquido delicato però, ragazzi, cioè è bello presente, persistente, nel senso che la nota pistacchio è bella carica e presente, non è sicuramente quel liquido delicato in bocca. Vi devono piacere questi sentori, perché li sentite in maniera prepotente. Veniamo al secondo, che invece è della linea Ice, quindi vuol dire che contiene all'interno una nota di fresco. Il Chill Out, fragola, cioccolato bianco e ice. È veramente buonissimo, ragazzi. Fresco ma non devastante, dolce ma non troppo.
Quindi è un buon insieme di sapori e soprattutto la fragola si sente bene. Io li ho provati naturalmente per un utilizzo MTL, ragazzi, quindi questi liquidi sono ideati per un utilizzo MTL, presumo, e qui mi ricollego poi a qualcosa di cui vi parlerò alla fine. Il liquido assolutamente buono e fedele, si sente bene la fragola, si sente quel fresco giusto e si sente quel dolce giusto. Quindi se vi piace la fragola, il cioccolato bianco, oddio, si sente questa sorta di cremosità, però non è che lo identificate proprio bene, cioè proprio dite sì, è cioccolato bianco. Sentite una parte pastosa e cremosa che vi riconduce comunque a qualcosa di cioccolatoso. E l'ultimo di cui vi parlo è il Crazy Peach, anche questo della linea Ice. Questo è un tè alla pesca ghiacciato. Non posso dire nient'altro, non posso aggiungere nient'altro al fatto che sia un tè alla pesca ghiacciato. All'interno ci sentite proprio una nota zuccherina, una pesca e quella parte ghiacciata che chiude proprio il liquido, nel senso che è proprio un tè alla pesca ghiacciato. La sensazione che avete in bocca è proprio questa. Ma veniamo alla parte finale, conclusiva di questo video, che vuole un po' racchiudere l'essenza, personalmente parlando, della logica di questi tre liquidi. I liquidi sono in formato 10 ml più 10, quindi 20 ml. Sono fatti per essere utilizzati con un sistema da guancia, perché in polmone vi dura mezza giornata 20 ml, giusto? Sono liquidi molto freschi, molto dolciastri e soprattutto liquidi che possono essere fatti in 10 più 10 o 10 più 20. Qual è la mia personale e modestissima considerazione? Questi liquidi fatti 10 più 20, quindi fatti a 30 ml, con un aroma un po' più scarico, possono essere utilizzati in tutti i sistemi e anche nei sistemi rigenerabili e vi rilasciano quella sensazione classica dei gusti della sigaretta elettronica. Seguitemi un attimo. Mentre nel formato 10 più 10, quindi volendoli fare a 20 ml, l'aroma resta molto più concentrato, soprattutto negli ice rimangono molto più freschi e se li mettete in una pod mod, ragazzi, vengono fuori esattamente i gusti delle USA e getta. Questo è il mio modesto parere. Io credo che questi liquidi vogliono andare a coprire un po' questo scopo. Per la serie, lo vuoi a 30 ml, lo usi in una pod mod e in bocca avete il sapore di un classico liquido da sigaretta elettronica. Ve li fate a 20 ml, l'aroma rimane molto più concentrato, molto più denso, molto più succoso, zuccherino e fresco. Lo mettete in una pod mod, ragazzi, io l'ho fatto col chill out. Chill out a 20 ml, quindi aroma molto concentrato. L'ho utilizzato in una pod mod e ragazzi, è identico a una USA e getta. Parliamo di sapore in bocca, veramente identico. Poi è ovvio che nicotina, non nicotina è un'altra cosa, però il sapore in bocca è quello, sembra di avere il sapore di una USA e getta, perché il liquido è molto più concentrato, è molto più aromatico e quindi tutte le aromaticità di un liquido, sia le note dolci che l'ice, vengono fuori in maniera molto più arrogante, mentre usandoli a 30 ml tutto un po' si appiattisce, si ammorbidisce. Quindi quando l'azienda dichiara che i liquidi possono essere utilizzati sia a 20 ml che a 30 ml, io credo che in realtà il messaggio nascosto sia un po' questo. Usateli a 30 ml nelle pod normali, usateli a 20 ml se volete avere l'effetto wow, l'effetto shock che avete nella usa e getta. E non mi sento di dargli torto, cioè nel senso, ci può stare come logica, come idea, secondo me ci può stare. Poi magari non c'entra assolutamente niente, l'azienda mi smentirà, mi dirà no, non hai capito assolutamente una mazza, non è questo il nostro scopo. Però la sensazione che ha dato a me è questa e secondo me è una buonissima sensazione ed è anche una buonissima idea se così fosse, perché ci sta assolutamente. Questo è tutto per la video recensione di oggi, noi ci rivediamo presto per un nuovo video e io come al solito vi auguro una buona giornata. È una buona vita a tutti.